domani un incontro alla commissione antimafia per la questione riguardante gli elenchi degli iscritti alla massoneria. Cosa ne pensa e che cosa riferirà? Ah, io quello che riferirò alla magistratura non lo posso evidentemente dire qui, perché mancherei di rispetto nei confronti della commissione d'inchiesta. Posso invece dire con assoluta tranquillità e con assoluta serenità che io andrò per essere testimone, così come mi è stato richiesto, di tutto quello che so, senza reticenze. Noi siamo completamente a disposizione di quelli che sono gli organi della Repubblica, perché i massoni, secondo la legge Anderson, sono cittadini onesti, leali, buoni sudditi di quello che è il potere del paese dove vivono e operano. Siete favorevoli o contrari a rendere pubblici i nomi dei vostri iscritti? No, noi questo non lo possiamo fare, perché se lo facessimo io commetterei un reato. Lei sa che i nomi degli iscritti sono un dato sensibile, il dato sensibile è coperto dalla legge della privacy, quindi io evidentemente non posso dare gli elenchi. Però se mi vengono chieste delle notizie relativamente a nostri fratelli specifici, domande specifiche, specifici elementi, noi siamo pronti a collaborare. Sì, no, era più che altro la richiesta, cioè se ci fosse una richiesta ufficiale da parte delle istituzioni un domani. Io quello non potrei accedere a quella richiesta. Quindi non accetterebbe mai un domani che un'istituzione chiedesse di rendere pubblici i nomi degli iscritti? No, assolutamente, se io lo facessi commetterei un reato. Anche se fosse lo Stato a chiederlo? No, anche se è lo Stato a chiederlo. Cioè lo Stato deve essere coerente, non può per chiedere una cosa obbligare a me di fare un reato. Ha un altro sistema, se vuole gli elenchi, fa i sequestri, non è un problema. Hanno questo potere, che lo facciano.